L'artrite reumatoide è una malattia che interessa le articolazioni prevalentemente, ma interessa anche, diciamo, più in generale il nostro organismo. Quindi è importante per un paziente con artrite reumatoide sottoporsi periodicamente a degli esami di controllo. Questi esami di controllo sostanzialmente possono essere consigliati ed indicati per due motivazioni principali. La prima è accertarsi che l'artrite reumatoide sia ben controllata, che l'infiammazione sia ben controllata e che non ci siano coinvolgimenti di altri organi ed apparati. Penso al rene, ad esempio, che deve essere controllato, e penso al fegato. Il secondo punto, che è forse ancora più importante, è che dobbiamo monitorare nei nostri pazienti un'eventuale tossicità legata ai farmaci che noi utilizziamo. Ogni farmaco che noi utilizziamo ha uno schema che noi dobbiamo seguire per tempi, modi e tipi di esami che dobbiamo controllare. Quindi, per concludere, il paziente con artrite reumatoide deve controllare gli esami secondo le indicazioni del proprio reumatologo, con questi due obiettivi: controllo della malattia e del coinvolgimento d'organo e controllo dell'eventuale tossicità da farmaci che noi usiamo per controllare la malattia.